Giovedì 17, 22 minuti di workout dove andiamo ad alternare for time, Tabata. Warm up di oggi che prevede 400 metri corsa, al ritorno dalla corsa abbiamo 20 down and up, finiti 20 down and up abbiamo di nuovo 200 questa volta metri di corsa. Per quanto riguarda il workout dura 22 minuti, abbiamo delle finestre temporali, 4 finestre temporali. Prima finestra temporale da 0 a 7 minuti, all'interno di questi 7 minuti dobbiamo fare nella maniera più veloce possibile 1 chilometro di corsa. Ci metto 5 minuti, perfetto, ho 2 minuti ancora di riposo perché ho tempo fino a 7. Al settimo minuto innesco la partenza di un Tabata, 8 round di lavoro dove abbiamo 20 secondi e 10, di che cosa? Di deadlift, uomo a 60 e fanciulle 40. A 11 minuti, quindi abbiamo appena terminato il Tabata, abbiamo un altro chilometro di corsa. Da 11 a 18 abbiamo quindi questo chilometro di corsa, a 18 parte un altro Tabata, quindi 1 chilometro di corsa, Tabata di deadlift, 1 chilometro di corsa e Tabata di sit-up per concludere. E come cash out abbiamo un pochino di stretching oggi, sono 60 secondi di 90 stretch position, gamba sinistra in avanti, altrettanti 60 secondi con la gamba destra in avanti, gli ultimi 60 secondi sono di child's pose. Finita questa parte di allungamento e stretching, siete rilassatissimi, un sacco di endorfine in corpo ed è il momento perfetto per andare a seguire Ryder sui canali social che sono Instagram, Facebook e il canale YouTube. Warm up inizia con 400 metri di corsa. Oggi si corre un po', quindi avremo questi 400 metri di corsa, 20 down and up, quindi mani che vanno appoggiate a terra davanti ai piedi, braccia completamente tese, lanciamo indietro i piedi, ci ritroviamo in plank, attiviamo l'addome, richiamiamo i piedi e torniamo dritti in piedi. Finiti i 20 down and up, abbiamo di nuovo corsa, se all'inizio erano 400, ora sono 200 metri di corsa. Dopodiché il workout inizia nella prima finestra temporale di 7 minuti con 1 km di corsa da eseguire alla velocità massima possibile. Finiti i 7 minuti abbiamo la seconda tranche, che cos'è? Tabata, abbiamo detto, di deadlift, spalla un pochino più avanti del bilanciere, schiena dritta e collo neutro, spingiamo forte con le gambe per staccare il bilanciere da terra, arriviamo alle anche, scendiamo, tocchiamo con i dischi terra e di nuovo ripartiamo. Non appena finito il Tabata abbiamo di nuovo 1 chilometro di corsa da eseguire alla velocità massima possibile. Nell'ultima finestra temporale abbiamo un altro Tabata, non più di deadlift ma di sit-up, quindi uniamo le suole delle scarpe, ci corichiamo, andiamo a toccare con il pavimento dietro la testa e poi di nuovo il pavimento davanti alla punta dei piedi. Concluso questo Tabata, abbiamo concluso il workout, la parte di cash out di oggi è un pochino di stretching e quindi di allungamento. Andremo a fare 3 posizioni, 60 secondi ognuna, la prima posizione è una 90-90 stretch fatta su lato sinistro, quindi andiamo a portare avanti la gamba sinistra, 90-90 perché gli angoli di ginocchia e caviglia dovranno essere sia della gamba davanti che della gamba dietro, tutti a 90 gradi. Schiena dritta, attiviamo l'addome, petto bello aperto, cerchiamo di portare l'ombelico a toccare la coscia senza ingobbirci. Abbiamo fatto 60 secondi sul lato sinistro, ne facciamo altrettanti con la gamba a destra in avanti, sempre con tutti gli angoli a 90 gradi, la schiena bella dritta, ombelico che va verso la coscia. Finiti anche questi 60 secondi, concludiamo con 60 secondi di child pose, quindi andiamo in ginocchio, punte dei piedi che si toccano, divarichiamo le ginocchia, glutei che vanno a toccare i talloni, appoggiamo le mani a terra, piano piano avanziamo con le mani mantenendo le braccia tese fino ad arrivare a toccare con la fronte il pavimento. Respirazione bella profonda per concludere così l'allenamento di oggi.